Allora, buongiorno a tutti. Premetto subito che il mio non sarà un intervento tecnico sulla valutazione, ma un intervento di stampo psicosociale. La dottoressa Polo ha un po', come dire, anticipato qual è la mia formazione. Io mi concentrerò soprattutto su alcuni nuclei concettuali. Innanzitutto su questo effetto Matteo, che non è nato con la DAD, ma non è stato solo, come dire, accentuato con l'introduzione della didattica a distanza. Per l'effetto San Matteo, voi sapete che si tratta di quell'effetto noto in sociologia, per cui chi parte da una situazione già di vantaggio sociale, economico, eccetera, tende in genere ad avvantaggiarsi dalle situazioni contestuali. Si chiama San Matteo proprio per il ben noto versetto del Vangelo, secondo il quale a chi ha verrà dato e a chi non ha verrà tolto anche quel poco che non ha. Infatti, ultimamente, come io ho evidenziato in questa college, su questa slide, è stato dato grande risalto all'ultima presentazione dei dati INVALSI relativi all'anno scolastico 2020-2021. Purtroppo i titolisti non sono le stesse persone, sappiamo bene, che scrivono gli articoli, per cui spesso hanno fatto questi titoli un po' fuorvianti, in base al quale sembra che la scuola, i risultati, le scarse performance alle prove standardizzate INVALSI, che insomma, come voi sapete, riguardano soprattutto italiano, matematica e inglese retto, reading e listening, siano dipese dalla DAD. In realtà la situazione è molto più complessa. Se noi andiamo a spulciare i dati INVALSI dell'ultimo rapporto INVALSI, che insomma i dati generali voi li potete sono reperibili sul sito dell'INVALSI, accessibili a chiunque, vediamo più che altro ci restituiscono un'immagine di forti divari. Io qui ho evidenziato con un cerchio rosso, non so se si vede, il valore minimo e il valore minimo e il valore massimo. Quindi è vero che le medie, diciamo, appiattiscono verso il basso il risultato complessivo, però in realtà più che di tracollo della scuola in generale, io mi sentirei di sottolineare questo ampliamento del divario, che è un divario che è soprattutto di livello socio-economico, culturale. Adesso non mi addentro nel dettaglio tecnico di come INVALSI registra il livello socio-economico-culturale, però vediamo che sicuramente è una variabile che influenza i risultati scolastici in tutti e quattro i tipi di prove di INVALSI, e la influenza soprattutto man mano che si sale nel grado di valutazione. Per cui, come spesso si è detto, la primaria fondamentalmente ha retto in maniera abbastanza eterogenea, dove si evidenziano i divari soprattutto a partire dall'ottavo grado, cioè praticamente la prova di terza media, dove abbiamo un minimo di 175,8, e vanno via via i divari approfondendosi man mano che si sale col livello. Per cui, insomma, vediamo che anche nell'ultima prova, cioè quella del tredicesimo livello, il quinto anno di scuole superiori, abbiamo un picco massimo di 220,1 nell'inglese listening, e per contro abbiamo un 176 virgola 7 nel livello in italiano, però appunto nelle famiglie con livello socio-economico-culturale basso. Il livello socio-economico-culturale si va a intrecciare anche con altri fattori. Innanzitutto è determinante anche la tipologia di istituto.
Vediamo che c'è questo tradizionale divario che troviamo anche nei rapporti precedenti tra licei scientifici e tutte le altre scuole. Gli istituti professionali, che voi vedete sono questi pallini verdi, in tutte le regioni, con degli scarti ovviamente, ma generalmente hanno sempre, conseguono un punteggio medio per tutte le prove invalse più basso, molto più basso, rispetto ai licei scientifici. Vediamo picchi qui di 250 per i licei scientifici della provincia autonoma di Trento e abbiamo un picco in negativo in Campania per gli istituti professionali. In un mondo del lavoro che richiede continuamente figure di tipo tecnico, questa scarsa preparazione degli istituti professionali, sicuramente almeno in italiano e in matematica e in inglese, ripeto, sicuramente qualche interrogativo ce lo deve porre. Un altro divario, perché io mi occupo soprattutto di migranti, è quello di provenienza etnica. Vediamo che ci sono grosse differenze nei risultati alle prove standardizzate tra i ragazzi, gli alunni italiani e quelli immigrati di prima generazione in blu e quelli di seconda generazione azzurro. Ovviamente questi divari sono meno accentuati per gli immigrati di seconda generazione, però comunque sono abbastanza allarmanti e si attenuano con l'inglese, sia listening che reading. Perché? Perché evidentemente per gli immigrati, soprattutto quelli di prima generazione, l'italiano stesso è una lingua straniera, insomma, non è solo l'inglese la lingua straniera. E questo divario nell'apprendimento dell'italiano come L1 si ripercuote anche nelle altre materie curricolari, in primis in matematica. Quindi le ultime prove Elmalzi non hanno fatto evidenziare questo effetto San Matteo, che non è una cosa nuova. Diciamo che sono diversi anni che i giornali ci segnalano ogni tanto queste notizie su altri test standardizzati come gli OCSE PIAAC, eccetera. Su cui anche le performance degli italiani adulti risultano piuttosto carenti rispetto alla media europea. Ricordo solo la classica notizia sull'analfabetismo funzionale che all'epoca fece molto scalpore. E in effetti, anche se vediamo le ultime prove Invalsi a nostra disposizione, quelle relative all'anno scolastico 2018-2019, sappiamo che nel 2019-2020, l'anno proprio del Covid, le prove Invalsi non sono effettuate, c'erano divari solo forse leggermente meno profondi. Andiamo sempre da un picco massimo di 220,5, sempre per livelli socio LSC alti, e un minimo di 181,1 per livelli SC bassi. Quindi, qui riprendo una ricerca di Falzetti e Sacco che è uscita nel 2020, però si riferiva agli anni pre-Covid, in cui già veniva evidenziato come le rilevazioni nazionali e internazionali rilevavano questa iniquità nell'accesso all'istruzione e soprattutto loro si concentrano su divari territoriali, facendo anche dell'analisi statistica molto sofisticato, rilevano che sono diversi anni che nelle regioni di Mezzogiorno ci sono questi divari che solo nelle scuole elementari riescono ad attenuarsi. Allora, per quanto riguarda, tornando a bomba sul tema della DAD, io credo che bisogna innanzitutto distinguere tra le scuole che non sono riusciti proprio ad erogare DAD per problemi tecnici o di formazione degli insegnanti, o le scuole che hanno erogato una cattiva DAD, perché si sono, come dire, limitate a riproporre a distanza il tradizionale modello interrogazione, spiegazione interrogazione che a distanza è improponibile, e le scuole che invece con tutti i limiti posti da un'introduzione forzata e frettolosa di questo strumento si sono
sforzati di erogare una buona DAD e di utilizzare la DAD come un'occasione di ripensamento delle didattiche tradizionali. Tra questi c'è il modello dell'ISS Smagarotto di Roma, su cui non mi soffermo perché su questo già l'ho presentato in altre occasioni e lo trovate in un articolo che ho pubblicato per Sinapsi. Ma oltre al modello Magarotto ci sono anche altre risorse, altri modelli di technology enhanced learning, cioè di apprendimento come dire, supportato dalla tecnologia, risorse messe a disposizione online da istituzioni abbastanza prestigiose come Bicocca con le scuole, De Agostini, la Fondazione Agnelli, eccetera. Tutte queste risorse sono accomunate da un elemento di base, cioè dal fatto di presupporre e di valorizzare processi di apprendimento attivi e collaborativi. Quindi, in estrema sintesi, possiamo dire che sia la DAD che la didattica a distanza integrata, che è quella che probabilmente verrà introdotta man mano che si ritorna alla normalità, funzionano se non si tratta, se no, non sono un semplice riversamento online della tradizionale lezione frontale, ma quando vengono interpretate come un'occasione per un radicale ripensamento dei modi tradizionali di organizzare la didattica. E anche quando sono innestate in realtà che scolastiche già inclusive, già abituate sia per infrastrutture che per formazione dei docenti all'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della didattica. E in questo l'ISS Magarotto è un classico esempio. Questo perché? Perché noi sappiamo dalle ricerche sull'apprendimento che il discente accoglie le informazioni in entrata in maniera attiva, integrandole e combinandole con le conoscenze precedenti. Per cui le didattiche che suppongono un discente passivo sono destinate al fallimento non solo a distanza ma anche in presenza. Si tratta del cosiddetto imbuto di, non so se qui si vede insomma l'immagine, l'imbuto di Norimberga, anche modello istruzionista, evidenziato in questa immagine. Qui c'è un docente, il detentore del sapere, che si limita a versare il sapere attraverso un imbuto nella mente del bambino. Tante didattiche tradizionali in presenza e a distanza sono basate su questo modello, però è un modello che non funziona né nella formazione dei bambini né nella formazione degli adulti. È un modello che andrebbe ripensato a prescindere dal Covid. Quindi il Covid, da questo punto di vista, è un'occasione anche per apprendere dagli errori. Perché? Perché non si può semplicemente, come dire, trasferire buone prassi effettuate in alcune scuole e in altre scuole, perché comunque bisogna tenere conto della specificità storica, territoriale, culturale di quella scuola, ma si può utilizzare l'errore come un'occasione di apprendimento. In tal caso, proprio per creare un consenso attorno alla valutazione della scuola, sarebbe necessario, a mio avviso, uscire da questa logica di bastone e carota, ma considerare la formazione come servizio, cioè la restituzione dei risultati alle prove invalse, come di qualsiasi altro elemento di valutazione, dovrebbe essere utilizzata come una consulenza agli insegnanti, soprattutto delle scuole svantaggiate, per capire dove si è sbagliato e quali sono le aree di miglioramento e dove puntare per offrire un servizio migliore nell'interesse della scuola e dei suoi stakeholder. Qui ho elaborato un breve elenco, preso soprattutto dalla letteratura, degli errori commessi durante la DAD nelle fasi della pandemia, da non ripetere in futuro. Ad esempio, anche la professoressa Aiello, che è la past president in Valsia, ha evidenziato questo elemento che, insomma, la proporzione della didattica tradizionale online non è una soluzione vincente, il classico binomio spiegazione-interrogazione.
Questo è stato dovuto probabilmente alla fretta, all'impreparazione, all'improvvisazione con cui è stata introdotta la DAD, che ha causato anche un eccessivo carico sulle famiglie, specie le madri, anche per un limite culturale, per cui l'accompagnamento, come dire, dei figli durante il percorso scolastico diventa un onere soprattutto per le madri. Diversi studi hanno evidenziato questo fattore, io qui cito Pastori. Poi c'è stata una carenza di formazione specifica per gli insegnanti, che gli insegnanti stessi hanno denunciato in diversi questionari, anche in uno studio INAPP del 2020. C'è stata obiettivamente un'inadeguatezza delle infrastrutture, sia hardware che software. Basti citare qui l'assenza di banda larga in varie parti del paese, per cui non sempre le famiglie avevano a disposizione una connessione o una connessione funzionante. C'è stato oggettivamente un digital divide nelle scuole e nelle famiglie, ma anche nella società, e purtroppo questo digital divide ha colpito soprattutto le famiglie con basso livello socio-economico-culturale e soprattutto le famiglie migranti, che oltre ad avere un divario linguistico, si sono trovati spesso anche ad avere un divario nella capacità e nel possesso di utilizzo di tecnologie performanti. E soprattutto io credo che un limite nell'introduzione della DAD sia stato quello di considerare spesso la tecnologia come un fine in sé, ma in realtà la tecnologia non è un fine, ma uno strumento, un mezzo a supporto di una didattica che deve essere già prima pensata come una didattica inclusiva e di qualità. Questo utilizzare la tecnologia come un fine, cioè va bene l'acquisizione delle competenze digitali, ma non è importante solo quello, ha fatto sì che i soggetti fragili o già a rischio di povertà educativa siano stati esclusi spesso in maniera sistematica. Ci sono vari studi al riguardo, qui cito solo quello recentissimo di Papavero e Menonna, però comunque effettivamente i soggetti, come prima accennavo, con vecchio grado migratorio, quelli con bisogni educativi speciali, quelli con DSA, eccetera, non hanno proprio potuto usufruire della DAD. Però c'è da chiedersi se prima, pur essendo presenti in classe, effettivamente erano coinvolti nella didattica o se soffrivano di una didattica eccessivamente semplificata o facilitata. Matucci, già nel 2020, già prima della pandemia, evidenziava questo fenomeno come un eccesso di diagnosi, ha fatto sì che per alcuni segmenti della classe venissero, come dire, sperimentati percorsi paralleli che erano di qualità inferiori a quelli seguiti da ragazzi senza diagnosi. Quindi alcuni problemi preesistenti, magari con l'introduzione della DAD, sono stati sottovalutati. Perché? Perché in questi ultimi decenni si sono susseguite policy relative all'istruzione spesso frammentarie e di corto respiro, quello che io chiamo effetto Penelope, che riguarda non solo le politiche relative all'istruzione, ma diverse policy che purtroppo vediamo come in questo veloce avvicendarsi di governi, i governi successivi spesso demoliscono ciò che è stato avviato dai governi precedenti a prescindere dai risultati ottenuti. Allora, quindi ritornando al problema della valutazione, quale valutazione? Per quale scuola? Qui io ripercorro brevemente, ma il tempo è tiranno, il percorso complesso che ci ha portato all'attuale sistema nazionale di valutazione. È stato un percorso complesso e spesso contraddittorio, iniziato già nel 1958, quando il ministro dell'istruzione era Aldo Moro, che fu il primo a cercare di introdurre il merito scolastico dei docenti nei sistemi di valutazione. E poi ci sono state varie tappe, varie sperimentazioni. Alla fine è prevalso un modello di valutazione che, come dire, standardizzato a livello europeo, che servisse soprattutto a confrontare il sistema di istruzione italiano con gli altri sistemi di istruzione europei e soprattutto nord europei. C'è da chiedersi quanto questi sistemi di valutazione standardizzati abbiano fatto giustizia delle peculiarità del sistema di istruzione proprio italiano e dei paesi mediterranei.
Quindi è dal 2014-2015 che il Sistema Nazionale di Valutazione delle Scuole è entrato a regime, quindi è anche un sistema abbastanza recente che a volte non ha fatto altro che certificare, prendere atto di divari che già erano esistenti. Il sistema nazionale di valutazione in teoria dovrebbe essere basato su tre gambe. L'INVALSI, che appunto fornisce queste prove standardizzate per tutte le scuole pubbliche, diranno inglese e lingua straniera, e l'INDIRE, gli ispettori territoriali, che fanno un tipo di valutazione più qualitativa e più multifattoriale. Attualmente c'è uno sbilanciamento sull'INVALSI. Spesse volte si è detto che bisogna rafforzare la rete degli ispettori, perché insomma è un elemento, come dire, sistemico, strategico, e tra l'altro c'è una grande tradizione in Italia di valutazione ispettiva. E poi non bisogna sottovalutare tutti quegli elementi di valutazione informale costituiti dagli stakeholders, per usare un brutto termine, della scuola, che sono non solo le famiglie, compresi gli alunni stessi. Io tuttora ricordo quali erano i professori che mi appassionavano e quali erano quelli che mi facevano dormire al liceo. Ma anche la comunità educante nel suo complesso, qualora esiste, ed è un bene quando esiste, cioè tutti quegli enti del terzo settore che supportano la scuola, o dovrebbero supportare la scuola nel suo delicato compito educativo, e il quartiere e territorio nel suo complesso. Le scuole vengono valutate e scelte spesso tramite passaparola informale tra genitori dello stesso quartiere. E questo è un elemento che non andrebbe assolutamente sottovalutato, ma valorizzato. Nella sessione precedente si parlava di valutazione appunto qualitativa, si è accennato anche alla valutazione etnografica di cui si è parlato ieri, e io credo che questi sarebbero, come dire, degli elementi valutativi preziosissimi per andare a cogliere elementi che non spesso vengono colti nelle prove standardizzate. Spesso in base stesso fa la metafora del termometro, che è una metafora che condivido, perché il termometro serve a valutare quantitativamente un indice, ma qualsiasi bravo medico, per fare una diagnosi, non si basa solo sul termometro, si basa anche di altri elementi, va fisicamente a visitare l'ammalato e si basa anche su test e indici di altro tipo. E poi dopo la diagnosi c'è la terapia. E anche qui la valutazione non è che risolve il problema, la valutazione va pensata a seconda del tipo di scuola che vogliamo. Ma il modello di scuola suppone anche un modello sociale di riferimento. Allora, io qui, anche qui, non, per quanto riguarda appunto la terapia, riporto varie opinioni espresse da autorevoli esperti del settore. Ricci, l'attuale presidente dell'INVALSI, commentando appunto i risultati delle ultime prove e appunto contestando questa interpretazione che lega i risultati delle ultime prove in maniera univoca alla DAD, rileva la necessità di prendersi cura della scuola. Della scuola, io aggiungo, pubblica. Adesso non entro nel dibattito tra scuola pubblica o privata, però se c'è una cosa che la pandemia ha posto in rilievo, in risalto, è l'importanza appunto della scuola pubblica e dei servizi pubblici in generale, della sanità, eccetera. Noi veniamo da decenni in cui i servizi pubblici, compresa la scuola pubblica, sono stati tagliati e sostituiti con servizi privati, che però alla fine in situazioni di crisi e di necessità non si sono rilevati, come dire, sostitutivi o complementari alla scuola pubblica, ma alternativi, alternativi rispetto a chi aveva la possibilità di scelta. E quindi se uno defini
principale della scuola è contrastare la povertà educativa. Nella sessione precedente si è parlato di immigrati e di integrazione di migranti. Io credo che la scuola pubblica sia il primo servizio necessario per l'integrazione dei migranti di prima e seconda generazione. Io credo che bisogna puntare, non solo io credo, insomma, diciamo nel dibattito è universalmente conosciuto che bisogna puntare anche sulla qualità delle risorse umane che a vario titolo lavorano nella scuola e per la scuola, quindi non solo i docenti, ma anche i presidi che nella scuola dell'autonomia sono una figura che veramente fa la differenza. E anche le varie scuole, le varie figure che adesso ruotano attorno alla scuola, gli assistenti educativo-culturali o EPA che dipendono dalle cooperative, c'è una miriade di figure che insomma anche lì andrebbe fatto un po' ordine. E anche qui bisognerebbe interrogarsi sul ruolo dell'università, che è quella l'istituzione delegata a formare le risorse umane che lavoreranno nella scuola. Mi blocco subito e finisco subito. E bisognerebbe interrogarsi sugli esiti delle riforme universitarie che si sono succedute in questi ultimi decenni, sull'opportunità dei numeri chiusi, specie nelle lauree STEM. I rapporti di Alma Laurea denunciano da anni questa carenza, il fatto che l'Italia è uno dei paesi europei con il numero più basso di laureati, specie nelle lauree STEM. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si parla spesso di rilancio delle aule STEM, il problema è come e dove farlo. E poi la continuità della didattica, la notizia di questi giorni, la difficoltà che hanno molte scuole, specie nel Lazio, in diverse regioni, a reperire docenti. Dottoressa Filosa, mi Sì, scusi se concludo. intervengo, se può avviarsi alla conclusione, così lasciamo un po' di tempo anche per le domande. Sì, mi avvio velocemente alla conclusione. Ripeto, la continuità nella didattica, nelle policy. È una scuola rientrata non solo a saper fare, a sapere, ma anche a saper essere, una scuola che sia fabbrica di cittadini europei. Per fare questo, riscoprire i grandi educatori del passato come Don Milani, Freire, De Mauro, Capitini, eccetera, che ho riscoperto in un recente seminario che c'è stato i giorni scorsi, organizzato dall'Associazione Paideia, dal titolo Magistris in Epagistro. L'ultima analisi, l'interrogativo con cui volevo lasciarvi e su cui aprirei il dibattito è: quale scuola e per quale società? Competitiva o inclusiva? Perché una scuola è una società competitiva, presuppone studenti che perdono e studenti che vincono. Non vincono tutti, alcuni perdono e quelli che perdono rischiano di essere esclusi e di andare a finire nella dispersione scolastica e di essere esclusi proprio a livello di inserimento sociale e lavorativo. Allora, se non ci sono osservazioni, vorrei ragionare io un attimo sulla presentazione che ha fatto, dicendo che competitiva, ecco, riparto dalla sua domanda e dalla domanda, diciamo, sostanzialmente legata alla sua relazione. Competitiva o inclusiva? È un tema che, lo dico appunto come dirigente scolastico, attraversa le scuole quotidianamente. La risposta che molti di noi ci siamo dati, e credo che anche in generale negli studi e nelle ricerche che sono state fatte, è stata data, è che bisogna partire dalla motivazione, perché la motivazione è il tema fondamentale attorno a cui ruota sia il tema della competizione. E degli alunni che partono da basi più sicure, da famiglie più stabili e da situazioni culturali anche privilegiate, se vogliamo, ma la motivazione è anche un tema fortissimo per gli studenti, anzi forse ancora più forte per gli studenti che partono da una situazione più complessa. Non solo gli alunni BES, DSA o con disabilità, ma alunni effettivamente che si trovano in difficoltà culturale, familiare o di altro tipo. Quindi la motivazione è sicuramente il tema attorno a cui ruota un po' la risposta alla sua relazione. Vorrei anche dire che in effetti tutta la sua relazione, secondo me, si focalizza su un tema di cui si sta riparlando molto nella scuola oggi, e cioè il tema dell'autonomia.
Lei ha parlato del fatto che molte scuole si sono riorganizzate durante la pandemia, chi meglio, chi peggio. E in realtà è stato dato largo credito al tema dell'autonomia scolastica che era nata nel 1999, appunto con il decreto Bassanini e la sua applicazione in ambito scolastico. E le scuole in questo senso hanno dovuto ripensarsi, e ripensarsi significa anche mettere in atto una riflessione sulla valutazione. Questo lo dico perché, non solo perché qui siamo appunto all'interno dell'Associazione Italiana di Valutazione, che ringrazio per questa ospitalità, ma anche perché obiettivamente credo che intorno al tema della valutazione ruoti proprio la questione dell'autonomia scolastica. Cioè l'autonomia ha consentito alle scuole di camminare con le proprie gambe, anche in territori diversi, con delle proprie identità, ma naturalmente la valutazione ha, come dire, è la risposta poi a questa capacità delle scuole di camminare e anche però di essere in rete. Infatti, la domanda che io intendevo porre all'interno di questa stanza è perché dedicare una stanza alla valutazione dell'istruzione e a che cosa ci ha insegnato l'emergenza epidemiologica. Allora, intanto noi sappiamo che a scuola ci sono due tipi di valutazione, questo lo ha detto anche lei prima, no? L'INVALSI da una parte che è una valutazione di sistema standardizzata. E dall'altra però c'è tutta la valutazione dei percorsi individuali, che è una valutazione criteriale e che va ad entrare nello specifico proprio dei processi di apprendimento dei singoli studenti. E riprendo qui alcune riflessioni della pedagogista Elisabetta Negris, che sostiene che non sia tanto importante una certificazione della prestazione in sé, ma una valutazione a tutto tondo. Cosa si intende con questo? Si intende anche che il tema della formazione in questo senso è fondamentale. Infatti, ci vuole, secondo la studiosa, ma anche secondo me, secondo molti altri operatori della scuola, una formazione, dei docenti. Ad esempio, quest'anno il Ministero ha messo in campo per la scuola primaria delle linee guida e un decreto attuativo con cui si sono formati 8.000 docenti della scuola primaria, e questo ha consentito di mettere in campo una valutazione omogenea, calibrata ed efficace. Quindi, di fatto, si è trattato di un percorso assolutamente, come dire, integrato, che ha consentito di sviluppare delle tematiche importanti. E non solo, è stato un percorso voluto dal Ministero, un percorso finalizzato anche a studi statistici che mettono in evidenza come il principio proprio dell'abbandono scolastico nasca nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Quindi, contrariamente a quello che si pensa nel senso comune, che l'abbandono avviene nelle scuole secondarie di secondo grado, l'abbandono si insinua invece proprio nel passaggio tra la primaria e la secondaria di primo grado. È chiaro quindi che ci vogliono strumenti strategici per valutare, ma anche strategie didattiche per capire come i più svantaggiati possano in qualche modo recuperare e soprattutto come possa esserci un benessere nelle scuole per gli studenti e per i docenti. Sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto nella stessa stanza, ma nella sessione precedente, e cioè che comunque il Covid ha solamente scoperchiato delle problematicità, cioè la povertà educativa c'è sempre stata, come c'è sempre stata la povertà, come d'altro canto in questa ultima fase in questi ultimi anni c'è stata una riduzione delle risorse naturali, molte crisi economiche, eccetera. Il Covid ha quindi evidenziato ulteriormente le nostre fragilità e in qualche modo ci ha richiesto di dare una risposta non solo su come vediamo il mondo, ma come stiamo noi all'interno di questo mondo. Quindi sostanzialmente i temi che lei ha sollevato sono importantissimi perché la valutazione standardizzata, ma anche criteriale di cui parlavo prima, e i suoi risultati non sono importanti di per sé, ma sono importanti per capire e restituire
valore alla responsabilità della scuola rispetto alla società italiana e anche al suo divenire, visto che si forma nei cittadini del futuro. Ecco, quindi si tratta di un processo molto importante che va individuato nelle sue diverse tappe. Io poi non so se posso fare un passo indietro, ma proprio in relazione a quanto ho detto e anche alla sua relazione, dottoressa Filosa, volevo fare una domanda al professor Torrigiani e ai relatori della precedente presentazione, e cioè quanto all'interno di quel processo, quella struttura che lei ha presentato per il vostro progetto CET. Come dire, nel passaggio dalle azioni alla valutazione, alla realizzazione delle azioni, alla valutazione, eccetera, quanto è cambiato il processo rispetto a quello che voi vi aspettavate e se è cambiato in meglio, in peggio, cioè cosa è successo dentro il processo? Non so se è una domanda opportuna, ma è la prima domanda che mi è venuta in mente perché noi a scuola in maniera molto frazionata e piccola facciamo delle operazioni similari, non un progetto così importante e grande, però mi interessava sapere questo. Diciamo che l'idea del coinvolgimento degli insegnanti in particolare, ma anche degli educatori, anche in una fase iniziale della rilevazione, è un po' finalizzata a questo, anche perché il progetto, come dicevamo, prevede una pluralità di azioni. Ovviamente cita anche il lavoro appunto sugli insegnanti e sugli educatori, che poi onestamente a me pare che seguendo la vita del progetto si sia un po' perso, forse anche a causa insomma, della situazione che si è venuta a creare. Quindi la nostra idea era avere prima una fotografia iniziale di quelli che sono appunto le condizioni in cui l'intervento si va a inserire, più che altro per capire appunto quali variabili di contesto riferibili per esempio, agli atteggiamenti, ai modi di agire degli insegnanti possano condizionare i risultati sui ragazzi in quella fase. Poi l'idea è invece nelle fasi successive, magari non ne abbiamo parlato perché poi appunto trattandosi di un oggetto molto complesso, però l'idea è utilizzare dei metodi qualitativi, probabilmente anche dei focus group a livello territoriale con gruppi di insegnanti, per capire come invece il fatto di aver partecipato a questo tipo di iniziativa possa aver avuto un effetto sulle loro pratiche e quindi, se ho capito bene la domanda, aver modificato anche il loro modo di fare didattica, di occuparsi degli aspetti relazionali, del benessere dei minori, eccetera, anche alla luce di un'esperienza che prima non c'era. Perché poi ovviamente nel progetto, ripeto, abbiamo fatto un po' uno spaccato parziale, però ci sono anche queste azioni di sistema che anche tendono ad avere un impatto sulla comunità educante, quindi sia lato ARCI che ovviamente nel rapporto ARCI-istituzioni scolastiche. Non so se Valeria vuole aggiungere qualcosa. Ti ringrazio Claudio, ringrazio appunto la professoressa per la domanda perché sì, totalmente d'accordo, appunto questa attenzione anche al lavoro con gli insegnanti secondo me sarà una parte molto molto delicata, ma ritornando ai processi a cui faceva riferimento nella sua domanda, se ho compreso bene, l'interesse sarà proprio capire come sono cambiati, ma alla luce della scuola nella quale operano, no? Lei parlava tanto prima giustamente dell'autonomia scolastica. Ebbene, allora potrebbe essere nuovamente un campo di prova per verificare come all'interno di un progetto nazionale che ha specifiche caratteristiche, le azioni si vanno poi a implementare in maniera inevitabilmente diversa, a seconda del contesto, dell'utenza scolastica, del contesto anche familiare con cui abbiamo a che fare. Quindi le parole di Claudio sono preziose perché appunto il suo intervento ci permette di attenzionare questa parte sugli insegnanti che avremo modo poi di vedere in itinere, perché come detto adesso siamo nelle fasi iniziali, quindi mi auguro proprio che questo contatto con le scuole e le istituzioni scolastiche possa essere il più possibile fruttuoso. Come ha visto, sono 11 diverse regioni in Italia,
E quindi avremo molto da lavorare, ma in maniera anche proprio concreta sul campo. Grazie per la sua domanda. Grazie, no, chiarissimo. E in effetti era un po' questo il tema, cioè l'effetto dell'effetto. Noi spesso, no, per gli invalsi parliamo dell'effetto scuola, però insomma il tema è similare, questo è un po' lo scenario. E quindi appunto se c'era una restituzione poi complessiva dei dati, non solo alle singole scuole, ma in generale per anche, come dire, per tutte le scuole, non lo so, prima parlavo delle scuole in rete, perché la scuola è autonoma, ma viceversa è importante anche un confronto, quindi non so se l'avevate previsto. Sì, diciamo che appunto c'è stato questo incontro con dirigenti scolastici a giugno. Attualmente c'è stato un altro incontro della rete territoriale e poi è in previsione un altro incontro con i dirigenti scolastici. Quindi poi logicamente noi abbiamo immaginato dei momenti più nelle fasi di conclusione del progetto, anche di restituzione di quello che è emerso dai dati raccolti, anche se per una parte probabilmente andremo oltre, come è previsto dalla valutazione di impatto di questi progetti, andremo oltre la conclusione appunto del progetto, quindi poi vedremo come sarà possibile anche fare una restituzione mirata alle scuole. Comunque, diciamo che i contatti continueranno a esserci sicuramente tramite ARCI, visto che anche al di là del progetto. Allora, io ringrazio la dottoressa Filosa, non so se ha una battuta finale perché siamo proprio agli sgoccioli, mancano 2 o 3 minuti. Dottoressa. Io volevo solo ringraziare tutti per gli stimoli che mi avete dato. Concordo nella valutazione positiva del progetto di valutazione, cioè, sembra una cosa molto molto interessante. Mi interesserebbe, vabbè, sapere, poi magari se ne riparla quando c'è più tempo, se approfondire il discorso del consenso anche attorno a questo processo di valutazione, perché il consenso dei valutati io credo sia un fattore essenziale e da non sottovalutare.